Telespettatori e telespettatrici di Antenna 3, buona giornata e ben ritrovati con la prima edizione dei nostri telegiornali. Molti gli argomenti che affronteremo nel corso della nostra lunga diretta quotidiana, con tutte le notizie di cronaca e gli aggiornamenti su quelle che sono le principali notizie della giornata e i consueti approfondimenti sulle tematiche di attualità. E apriamo con la cronaca che ci porta nel Veronese, dove si è verificata l'ennesima tragedia della strada. Un incidente è accaduto questa mattina poco dopo le 7. Un uomo è morto alle porte di Verona dopo essersi scontrato con la sua moto contro un camion sulla tangenziale sud all'altezza con l'innesto della Transpolesana. L'incidente è avvenuto nel territorio di San Giovanni Lupatoto. Il motociclista viaggiava in direzione Verona ed avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo letteralmente sotto il mezzo pesante. Soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Borgo Trento, dove però purtroppo è morto poco dopo il ricovero. E c'è un'altra notizia di cronaca, arriva dalla Calabria ma coinvolge anche la nostra regione, ed è quella relativa all'ennesima truffa di appartamenti di vacanza inesistenti. Pubblicavano in rete sui portali del settore offerte di affitto per case di vacanza in Calabria ma anche in Veneto, a Jesolo in particolare e a Cortina d'Ampezzo, case che in realtà erano inesistenti. E poi, una volta incassata la caparra da poche centinaia di euro fino addirittura a 3.000 euro, utilizzando finti contratti di locazione, si rendevano irreperibili, ingannando gli ignari acquirenti che, giunti sul posto, poi erano costretti a constatare l'inesistenza della struttura turistica che avevano prenotato. Due presunti truffatori seriali residenti in Calabria sono stati arrestati dai carabinieri. Le indagini sono coordinate dalla procura di Vibo Valentia, che ha consentito di scoprire 8 truffe messe a segno tra il 2022 ed il 2023, pari a 3.000 euro circa da parte del primo soggetto, e di ben 21 episodi della medesima specie perpetrati dal secondo arrestato, con profitti per 23.000 euro. Il sistema prevedeva l'inserzione, in cui veniva appunto offerta la disponibilità della casa vacanza, a cui seguiva poi questo contratto fasullo di locazione da parte degli interessati, che poi ovviamente una volta pagato si trovavano appunto a aver speso i soldi per un appartamento che di fatto non esisteva. Ed ora torniamo a parlare del caso della hostess originaria del Trevigiano di Resana, che è stata arrestata in Arabia Saudita. Il console generale italiano è riuscito a parlarle nella serata di ieri. Sentiamo. Ilaria è in buone condizioni. Le prime parole del console italiano a Jeddah, Simone Petroni, dopo aver visitato la 23enne hostess di Resana in cella, hanno aperto uno spiraglio su una vicenda complessa e ancora tutta da definire. La giovane, arrestata a inizio maggio, ha firmato il mandato per avere avvocati locali consigliati dal consolato, così da potersi difendere dalle accuse che le vengono mosse, accuse che lei stessa per prima rigetta. L'ipotesi sarebbe possesso e consumo di droga. L'imputazione, tuttavia, non è ancora stata formalizzata ed è proprio questo uno degli aspetti su cui sta insistendo la Farnesina. Dalle ricostruzioni riferite alla famiglia, la ragazza sarebbe stata fermata durante un controllo a bordo di un'auto con altri giovani. Uno di loro aveva dell'hashish. I genitori sono convinti che si tratti di un grosso equivoco, così anche la comunità di Resana e il deputato della Lega Dimitri Coin, membro della Commissione Affari Esteri, che si sta occupando del caso. La sensazione mia personale è che davvero possa trattarsi di un trovarsi nel posto sbagliato al momento sbagliato. Stiamo parlando comunque di una persona, una professionista che è formata per girare per il mondo e anche per andare in paesi come questo, dove le regole sono completamente diverse dalle nostre. È probabile davvero che si tratti appunto di una situazione dove si sia trovata e si è estranea ai fatti che sembra vengano contestati, perché per il momento, da quel che so io, non ci sono contestazioni ufficiali. Il padre di Ilaria, Michele, ufficiale dell'aeronautica in servizio in una base NATO in Belgio, ha già raggiunto l'Arabia Saudita, mentre mamma Marisa e la sorella Laura sembrano intenzionate a farlo nei prossimi giorni.
La famiglia è in contatto costante con la Farnesina e del caso si stanno occupando anche l'ambasciata italiana a Riyadh e la Avion Express, la compagnia lituana per cui lavora la 23enne. È morta la giornalista Maria Giovanna Magli, aveva 70 anni nell'ultimo periodo, aveva avuto diversi problemi di salute che aveva raccontato sui social, era nata a Venezia e si era trasferita a Roma negli anni 60, iniziò a lavorare per l'Unità come inviata in America Latina, poi fu assunta in Rai, inviata in Medio Oriente, corrispondente da New York, lavorò per diversi quotidiani e radio. Fu anche scrittrice tra i suoi libri, la biografia di Oriana Fallaci e alcuni saggi su argomenti di politica internazionale. Proseguiamo con la cronaca che ci porta ora sul lago di Garda con l'ennesimo maxi raggiro legato al bonus facciate. Guardia di Finanza e Carabinieri hanno scoperto una vera e propria attività di riciclaggio di denaro. I soldi guadagnati nella maxi truffa erano diventati l'enorme budget a disposizione da riciclare per comprarsi hotel, ristoranti e pasticcerie sul lago di Garda. Un fiume di denaro grazie ai contributi per il bonus facciate. L'ennesimo raggiro è stato scoperto dalla Procura di Verona nell'indagine coordinata con Guardia di Finanza e Carabinieri. 10 persone arrestate, 3 in carcere, 7 ai domiciliari, una truffa da 17 milioni di euro. L'operazione è stata portata a termine dai finanzieri di Verona e Agrigento e dai carabinieri di Verona, che hanno eseguito i provvedimenti restrittivi tra il Veneto, Lazio, Piemonte e Sicilia. L'accusa nei confronti degli indagati è quella di aver fatto parte di un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di truffe per illecita percezione di contributi statali per il bonus facciate, utilizzando crediti fiscali fittizi che poi, una volta monetizzati, venivano reinvestiti nelle attività economiche nella zona del lago di Garda. Oltre a queste, sigilli anche a conti correnti, altri immobili e auto. Il tutto, tra l'altro, aggravato dal carattere transnazionale, visto che gli indagati avevano operato sia sul territorio nazionale che su quello estero. E poi c'è l'altra maxi truffa, quella del superbonus 110%, nuovo sequestro nell'ambito delle indagini della Guardia di Finanza di Treviso sul consorzio che avrebbe raggirato centinaia di clienti in tutto il nord Italia. Tra crediti d'imposta e vari beni sono stati sequestrati altri 27 milioni di euro. È un'indagine che noi abbiamo soprannominato Zero Pensieri, perché era molto semplice per gli attori principali di questa indagine frodare sia il fisco, truffando appunto l'erario, sia i clienti. Truffa del superbonus 110% con clienti beffati dopo aver visto il proprio cassetto fiscale svuotato per lavori edili che in molti casi non sono nemmeno iniziati. I finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria di Treviso hanno eseguito una nuova serie di sequestri, 25 milioni di euro di crediti d'imposta e altri 2 milioni in beni immobili, auto, titoli e denaro contante che erano nella disponibilità dei 5 indagati di una società collegata al consorzio con sede nella destra Piave. Le indagini erano state innescate dalle denunce di circa 300 committenti residenti in tutto il nord Italia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Lombardia e Piemonte. Il cliente firmava il contratto col consorzio e il consorzio attestava subito dopo, all'indomani di aver eseguito diciamo il 30% dei lavori, cosa che ovviamente era impossibile. In questo modo si generava un credito fiscale che il consorzio poteva poi utilizzare per spenderlo presso le banche, le poste e gli altri intermediari finanziari. Dopo i sequestri della scorsa estate le indagini sono proseguite ed hanno portato le Fiamme Gialle a denunciare altri 3 professionisti, un direttore dei lavori e 2 asseveratori per avere falsamente certificato l'avvenuta esecuzione o la congruità delle opere oggetto dell'agevolazione. Il consorzio e le altre 4 società coinvolte invece sono stati segnalati per violazioni alla normativa relativa alla responsabilità amministrativa da reato degli enti. Resta il problema dei clienti raggirati che si trovano con i cassetti fiscali svuotati, i lavori non fatti o lasciati a metà e il rischio dell'ulteriore beffa delle cartelle esattoriali. Il consiglio è, anche a seguito di una circolazione dell'Agenzia delle Entrate dell'anno scorso, del fine 2022, da parte dei clienti, di comunque presentare denuncia alle autorità per garantirsi e quindi per evitare conseguenze peggiori. Oltre a questo, chi ovviamente ha avuto dei problemi, perché purtroppo ci sono alcune persone che non hanno la caldaia o che non hanno le finestre o quant'altro, ecco, c'è sempre lo strumento dell'azione civile o penale per preservare i propri interessi.
E proseguono le indagini sul 58enne di Solesino che ha tentato di sfregiare l'ex compagna con l'acido. Il pubblico ministero ha disposto degli accertamenti sulla sostanza corrosiva. Che cosa ha lanciato Stefano Pellegrini contro l'ex compagna? La risposta dovrebbe arrivare dagli accertamenti di laboratorio disposti dal pubblico ministero sulla sostanza corrosiva usata dal 58enne di Solesino per aggredire la sua ex compagna lo scorso 16 febbraio. La procura ha affidato una consulenza medico-legale che dovrà accertare se il liquido utilizzato era in grado di provocare lesioni permanenti. Dalla potenziale pericolosità della sostanza dipenderà poi il capo d'accusa. Al momento Pellegrini è indagato per tentata deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, un reato previsto dal codice rosso che tutela le donne vittime di violenza. Ma se gli esami appurassero uno scarso principio attivo o un basso grado di acidità, l'uomo potrebbe essere accusato di lesioni gravi e quindi il reato verrebbe ridimensionato. L'uomo era stato denunciato anche per stalking nei confronti della sua ex compagna nel 2019 per percosse e minacce. All'indomani dell'aggressione con l'acido era stato proprio il figlio della coppia il primo a puntare il dito contro il padre. Il 58enne aveva prima negato tutto, anche i nostri microfoni. Qualche giorno più tardi invece la confessione davanti ai carabinieri, a cui ha anche fatto ritrovare il cellulare della donna che aveva lanciato in un fossato delle campagne di Solesino. Nel Trevigiano ora con le indagini sul rogo al magazzino della Debbie Line a Cusignana, la procura ha aperto un fascicolo per incendio doloso. Svolta nelle indagini sul rogo alla Debbie Line. Il 5 aprile scorso le fiamme distrussero oltre 10.000 metri quadrati su 18.000 totali dello stabilimento. La procura ha aperto un fascicolo con le ipotesi di incendio doloso a carico di ignoti. Ci sono elementi, ha spiegato il capo della procura di Treviso Marco Martani, che inducono ad indagare su un'azione voluta. Il fuoco ha agito con estrema velocità e potrebbe aver preso il via in diversi punti. Insomma, dietro a queste fiamme potrebbe esserci la mano di qualcuno. Nei magazzini ci sarebbero state almeno 20.000 paia di scarpe, oltre a magliette e altri capi d'abbigliamento. Tutta la merce è andata distrutta, un danno ingente. L'incendio era scoppiato nel tardo pomeriggio, una nube nera si era alzata tanto da essere visibile anche in altre province. In pochissimo tempo dopo l'allarme i vigili del fuoco erano intervenute con numerose squadre, lavorando per tutta la notte e per gran parte del giorno dopo. Grazie al tempestivo intervento dei pompieri si era salvata la parte del capannone di via San Rocco. I dipendenti che operavano nell'area distrutta dal fuoco poco dopo erano tornati a lavorare, erano tutti stati ricollocati in altre sedi dell'azienda. L'area interessata dalle fiamme è rimasta sotto sequestro. Ora le indagini degli investigatori per far luce su questo incendio e per identificare l'eventuale responsabile. Il ministro della Giustizia Carlo Nordio risponde all'appello del mondo del turismo veneto, preoccupato per gli effetti della riforma Cartabia per chi delinque nei confronti degli stranieri, spesso impossibilitati a presentare denuncia. È intenzione del governo modificare alcuni aspetti della riforma che producono effetti paradossali, dice il guardasigilli. Il borseggio in vaporetto della ministra della Cultura del Brasile la scorsa settimana a Venezia è solo l'ultimo degli episodi che stanno mettendo in evidenza i problemi della legge Cartabia di riforma della giustizia, problemi che stanno preoccupando soprattutto gli operatori del turismo, prima voce dell'economia veneta, visto che sono proprio i turisti stranieri coloro che facilmente non riescono a presentare querela perché magari in partenza e poi a presenziare al processo. Questo finisce per rendere la vita facile ai delinquenti, spesso vanificando il lavoro delle forze dell'ordine. Marco Michielli, presidente di Confturismo Veneto, si è appellato al ministro Nordio, che così risponde. Il primo atto del nostro governo è proprio praticamente nella prima udienza del Consiglio dei Ministri dove ero presente io, è stato di presentare la modifica di questa riforma che aveva prodotto queste situazioni abbastanza paradossali. Poi si tratta di intervenire su alcune forme del codice di procedura penale che non possono essere rimodulate con un semplice decreto legge, ma richiedono una revisione più totale. Altro fronte che vede impegnato il Ministero della Giustizia è quello fortemente caldeggiato dai sindaci dell'ANCI della deresponsalizzazione penale dei pubblici amministratori. Cioè per la limitazione delle indagini penali nei loro confronti attraverso la rimodulazione dei reati che li riguardano.
È vero peraltro che la professione di sindaco e di pubblico amministratore in genere è molto mal retribuita, e rispetto ai rischi che fa correre a chi la ricopre dovrebbe essere completamente rivista. Torniamo ora a parlare di rischio idraulico. L'ISPRA fotografa le zone a rischio nel territorio del Vicentino, dove Torri di Quartesolo risulta tra i comuni più esposti. Ci colleghiamo quindi proprio con Torri di Quartesolo, dove c'è la nostra Luisa Bertini con il sindaco Diego Marchioro. Buongiorno Luisa. Sì, buongiorno a voi, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo qui nel comune di Torri di Quartesolo in compagnia del sindaco Diego Marchioro per parlare del rischio idraulico. Perché? Perché l'ISPRA pubblica dei dati in cui il comune di Torri di Quartesolo compare come tra i comuni più a rischio. In realtà i dati sono del 2021, molto è stato fatto dal 2021 ad oggi. Diciamo che molto è stato fatto storicamente, nel senso che il primo avvenimento che ha poi comportato il fatto che Torri di Quartesolo si premunisse di avere delle attrezzature per contrastare questa pericolosità, e questo inizia nel 93, poi nel 94 sono state costruite le paratie. Queste paratie sono state montate in maniera efficace sia nel 99 sia nel 2010. Nel 2010 con mezzo Veneto, anzi più di mezzo Veneto sott'acqua, a Torri di Quartesolo non abbiamo avuto sostanzialmente nulla, nel senso che c'è una struttura del comune con la protezione civile, c'è una struttura che viene montata e che garantisce normalmente la tranquillità dal punto di vista idraulico. Anche nel 2020, nonostante l'allagamento che c'è stato, il fiume è stato tenuto sotto controllo, si è distrutto un argine di un altro corso d'acqua. Questo insomma purtroppo non è stato prevedibile, però diciamo che Torri di Quartesolo non è semplicemente un territorio sotto scacco, è un territorio che sa difendersi con questa struttura, sa difendersi con una rete di idrometri che prevede il livello di piena con 6 ore di anticipo, e quindi siamo in grado normalmente di fare un buon contrasto. È chiaro che sull'asta dell'Astico e del Tesina non ci sono opere di trattenuta, quindi da molti anni si parla della diga di Meda. Attualmente la diga di Meda è nei programmi della regione. Mi diceva è la quarta in programma. È al quarto posto. Io vorrei sperare che le prime 4 opere possano essere finanziate tutti quanti insieme. Sono tanti milioni di euro e quindi vedremo se sarà possibile. Noi abbiamo anche, diversamente dal 2010, il bacino che è stato costruito a Caldogno, che tiene regolata la piena del bacchiglione. Quindi se il bacchiglione è tenuto regolato, il Tesina scarica meglio, quindi indirettamente ne abbiamo un beneficio. È chiaro che però sull'asta del Tesina riferito a tutto il bacino di raccolta, che è molto ampio, la necessità di avere una diga a Meda sia assoluta. Ecco, io ringrazio il sindaco di Torri di Quartesolo e restituisco a voi la linea allo studio. Grazie a Luisa Bertini e al sindaco. E a proposito della grande gara di solidarietà che si sta appunto mettendo in atto nei confronti delle popolazioni dell'Emilia Romagna colpite dalla disastrosa alluvione, Laura Pausini, la cantante romagnola, ha appunto annunciato che donerà il cachet dei 3 concerti che farà a Venezia il 30 giugno, il 1 luglio e il 2 luglio a 3 comuni messi in ginocchio dall'alluvione. Sono Solarolo, dove è cresciuta, Castel Bolognese, dove vivono i genitori, e Faenza, dove è nata e dove vive la sorella. Ritorno sul palco dopo 4 anni e voglio farlo dedicando la mia voce alla mia gente, ha scritto sui social. La Romagna è in fiore, anche in mezzo al fango si legge ancora chi non può raggiungerla. Come me si sente impotente, ma non molla e cerca in tutti i modi possibili per aiutare.
Cambiamo ora argomento, parliamo del Giro d'Italia, perché domani è attesa la tappa Pergine-Valsugana-Caorle, che attraverserà anche la provincia di Treviso. Il giorno successivo, giovedì, la carovana rosa andrà da Oderzo a Val di Zoldo e Treviso, la città di Treviso e l'intera Marca si sta preparando al passaggio tra entusiasmi e chiusure di strade. Andiamo quindi a Treviso, dove abbiamo collegata la nostra Anna De Roberto. Buongiorno Anna. Buongiorno Marta, a te e ai telespettatori. Siamo in uno dei punti, sostanzialmente per i trevigiani è la rotonda dell'aeroporto, è uno dei punti in cui l'accesso alla tangenziale di Treviso verrà interdetto sia in direzione Silea che in direzione Paese. Attesissimo ovviamente il passaggio domani della carovana rosa, 17esima tappa, 197 chilometri, si parte da Pergine Valsugana per arrivare a Caorle e la provincia di Treviso è ampiamente interessata dal passaggio dei nostri ciclisti. Siamo in compagnia di Giuliana Dal Pozzo, vice commissario della polizia locale con la delega alla viabilità. Buongiorno Giuliana. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, voi state lavorando da giorni per definire il passaggio, quali saranno le strade interdette. Allora, intanto, che cosa possiamo dire agli automobilisti? Dove non si potrà transitare domani e da che ora a che ora? Allora, stiamo lavorando da giorni per far sì che tutto possa andare al meglio. Domani la città di Treviso sarà interessata dal transito sulla tangenziale, quindi noi chiuderemo la carreggiata Paese Silea, chiuderemo gli innesti alla tangenziale in quella direzione. Pertanto, nella fattispecie qui in strada Rotonda Noalese, l'innesto che porterà in direzione Silea sarà chiuso e sarà interdetto anche l'innesto in direzione Paese, in quanto il giro ci proviene da Paese. Quindi praticamente per chi arriva dal centro si potrà andare soltanto, diciamo, verso l'aeroporto, ma non si potrà salire sulla tangenziale. Attenzione, perché poi tra le strade chiuse ci sarà anche la Treviso Mare. Esattamente, la carovana poi prenderà la Treviso Mare, il casello Treviso Sud di Meolo e Treviso Sud. Per noi, diciamo, noi garantiamo l'accesso, come lei ha detto, all'aeroporto di Treviso, all'aeroporto Canova e a tutte le direzioni, tramite altre strade, non la tangenziale. Allora, è importante anche, insomma, intanto abbiamo gli aerei che ci passano sopra la testa, è importante ovviamente notare che ci saranno diverse strade che saranno congestionate a causa di queste chiusure. Quali sono le strade più attenzionate? Allora, le strade attenzionate sono sicuramente strada Noalese, in quanto riceverà il traffico deviato da strada Castellana verso la Noalese, in quanto la Castellana è interclusa a Paese, e sicuramente la corsia della tangenziale in direzione Paese, che avrà uscita obbligatoria a San Giuseppe. Saremo attenzionati in congruo numero per garantire la viabilità sia in direzione aeroporto e comunque anche in direzione in uscita dall'ospedale, perché si potrà tranquillamente uscire alla rotatoria dell'ospedale e noi faremo che la viabilità possa essere la più fluida possibile. Con la protezione civile, si diceva. Sì, allora avremo in ausilio anche un congruo numero di volontari della protezione civile e particolarmente anche per il clima che sembra stia salendo la temperatura, anche con la semplice bottiglia d'acqua per chi ne avrà bisogno, per assistenza a chi chiederà, insomma. Allora, un'emozione grande ovviamente il passaggio della carovana rosa in tutta la provincia di Treviso. Ricordiamo che i comuni attraversati saranno Castelfranco, Castello di Godego, poi ci sarà Vedelago, ci sarà Istrana, quindi Monastiere probabilmente il comune in cui il passaggio della carovana rosa sarà più consistente. Chiusure dei caselli autostradali di Treviso Sud e anche di Meolo Roncade. Per la polizia locale un evento che si ripete, l'anno scorso era l'arrivo, no, della carovana rosa a Treviso, e una grande emozione comunque che rimane anche per voi. Sicuramente sono delle emozioni grandissime, perché la carovana rosa è una carovana speciale e noi li accogliamo sempre col massimo del nostro impegno, e quindi ben venga domani il giro e speriamo sia una giornata stupenda.
Grazie, grazie Vice Commissario. Allora Marta, vi restituiamo la linea qui diciamo dall'innesto della tangenziale di Treviso, queste sono le strade che saranno chiuse domani, si parte intorno alle ore 13 con le chiusure, quindi ovviamente attenzione a tutti gli automobilisti. Con il contributo tecnico di Renato Capoia per questo collegamento, noi continuiamo a parlare di giro perché appunto la Carovana Rosa arriverà domani sera a Caorle, ma poi giovedì mattina ripartirà da Oderzo, dove l'intera città si sta colorando di rosa per accogliere il giro. Vediamo. Dai ragazzini agli adulti il clima di euforia è grande. Il Giro d'Italia per la 18ª tappa partirà proprio da Oderzo il prossimo 25 maggio per arrivare in Val di Zoldo. Siamo molto contenti che Oderzo sia stata scelta come partenza di questo grande giro che viene guardato in rete nazionale e anche mondiale. Siamo veramente emozionati e non vediamo l'ora veramente. Negozi e case allestite con bandiere e palloncini per dare il benvenuto alla Carovana Rosa. Siamo contentissimi di poter assistere a questo grande evento e poter vedere il ciclismo molto da vicino. Mercoledì 24 maggio è previsto l'arrivo della 17ª tappa del Giro d'Italia a Pergine Valsugana Caorle, che passerà per Treviso tra le 15 e le 16. Per l'occasione in città si chiuderanno alcune vie, compresa la tangenziale. Giovedì 25 maggio partenza da Oderzo e arrivo in Val di Zoldo. 161 km e 3700 metri di dislivello passando per la Marca e il Cansiglio. Previste anche in questo caso importanti modifiche alla viabilità. Non si potranno ovviamente lasciare le macchine parcheggiate nel centro storico e se qualcuno deve andare a lavorare deve spostare e uscire prima la mattina presto. Ricco il programma di eventi pubblicato nei social, stampato anche un libretto con tutti i parcheggi e le iniziative. Oderzo è pronta? Direi di sì. Gli appassionati aspettano trepidanti. Il Giro d'Italia è sempre bello e poi se vince qualche italiano ancora più bello. Ecco, ora chiudiamo questa pagina dedicata al passaggio del Giro d'Italia. Andiamo a Padova, dove vedo in collegamento Valentina Visentin all'assemblea per i 50 anni dell'ANCI Veneto. Buongiorno Valentina. Sì, buongiorno Marta. All'interno si sta svolgendo l'assemblea per i 50 anni di ANCI Veneto. È arrivato il presidente Mario Conte che sta illustrando ai giornalisti quelle che sono le sfide, le prossime sfide di ANCI, l'associazione che da 50 anni appunto sostiene da vicina ai comuni, gli oltre 560 comuni di tutto il Veneto. Tante le sfide che sono state portate avanti in questi 50 anni, come quella del patto di stabilità, ma soprattutto lo sguardo al futuro con i soldi da investire perché arriveranno grazie al PNRR, fondi su cui si dovrà vigilare proprio per garantire insomma, che vengano spesi e che tutti i comuni siano messi nelle condizioni perché possano essere spesi, possano essere portati avanti i progetti, perché spesso le difficoltà, soprattutto per quanto riguarda i piccoli comuni, è proprio quella di trovare dipendenti che riescano a portare avanti la realizzazione di questi progetti. Questo per quanto riguarda la sfida del PNRR. Intanto chiedo al collega Federico Cibotto se riusciamo, perché all'interno si sta svolgendo l'assemblea. La sfida ovviamente che rimane è sempre quella della semplificazione, della sburocratizzazione, che non vuol dire non rispettare o superare le regole, ma quella di mettere nelle condizioni i comuni e i sindaci di portare avanti i progetti e far sì che le opere non vengano realizzate in tempi molto lunghi ma in tempi più brevi. Ovviamente poi maggiori dettagli e tutte le interviste di quanto verrà illustrato in questa assemblea di ANCI Veneto ve le daremo nelle prossime edizioni dei nostri telegiornali. Intanto da Padova è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie, grazie a Valentina Visentin e Federico Cibotto. Noi restiamo a Padova per parlare di un'altra questione che sta facendo molto discutere nelle ultime settimane ed è quella degli affitti. Dopo il caso di una dipendente dell'Università di Padova che ha denunciato appunto di non riuscire a trovare una casa in affitto perché con un cognome tunisino continuano ad emergere casi simili come quello di un regista ucraino. Ci colleghiamo in diretta con il collega Francesco Ratai. Buongiorno.
Sì, buongiorno da Padova. Qui con me c'è Matt Evans, che ha 34 anni ed è un regista e videomaker di origine ucraina, che dopo il caso emerso negli scorsi giorni di una ragazza con un cognome straniero che non riusciva a trovare casa perché le agenzie immobiliari gli precludevano qualsiasi opportunità, anche lui ha sottolineato come nonostante lui abbia un lavoro, abbia un reddito, paghi le tasse qua in Italia, quando chiama le agenzie immobiliari gli rispondono che non ci sono appartamenti. È così, Matt? Sì, è vero. Sono iscritto su tanti siti con annunci immobiliari e mi arrivano delle notifiche appena pubblicano l'annuncio. Io cerco di chiamare subito, ma mi dicono, c'è sempre questa risposta che è un po' strana, mi dicono la collega è chi si occupa di questo appartamento, però adesso è occupata e ti possiamo richiamare, però ci deve lasciare il numero e il nome. Io dico, per il nome devo fare spelling perché è un po' complicato da pronunciare. E quindi... sì, perché noi ti abbiamo chiamato Matt Evans, che è il tuo esatto. Nome d'arte, che tu giustamente utilizzi perché il tuo nome di battesimo è un po' più complicato per noi italiani. Esatto, sarebbe Gennady Kravchenko, quindi devo fare lo spelling per forza. Dopo aver fatto lo spelling rispondono o che è... l'appartamento è già stato preso oppure stra richiesto, anche se è stato pubblicato 30 secondi fa. Ero un po' scioccato anche, dico ma come l'avete pubblicato 30 secondi fa? Sì, ma abbiamo già più di 40 richieste e poi io do il tuo numero alla ragazza, alla mia collega, però non penso che ti richiamerà. E già lì dico ma come? Cioè, ero abbastanza sconvolto e mi è successo più di una volta, questo è il problema. E qualcuno che direttamente ti abbia detto no, agli stranieri non affittiamo, l'hai trovato? No. Non, questi casi non c'erano. Cioè, trovavano delle scuse un po' particolari, da lì capivo ovviamente perché cioè, parlavamo nel modo abbastanza gentile, era tutto perfetto, fino a quel momento quando pronunciavo il mio nome. Quindi il sospetto che tu hai è che sia proprio una questione legata alla tua origine. Ricordiamolo. Matt è qua in Italia da 9 anni, si è formato anche in Italia, ci raccontavi, tu eri un fotografo e hai iniziato a fare video e questa passione è diventata una professione. Esatto, da circa 8 anni che faccio video di lavoro proprio e sono arrivato ad un certo livello che alcuni dei miei lavori, uno dei miei lavori è stato proiettato alla Mostra di Cinema di Venezia, con un altro sono stato chiamato a Porta a Porta da Bruno Vespa, ed ero scioccato davvero di non riuscire, cioè, finalmente sono arrivato a quel punto di poter permettermi di affittare appartamento da solo, ma non riesco a farlo e quindi non so cosa Vuoi fare un appello alle agenzie immobiliari, ai padroni di casa? Secondo me è più per i padroni di casa, perché le agenzie comunque svolgono il loro lavoro e mi dispiace per le agenzie perché non mi fanno neanche parlare con proprietario, neanche venire in agenzia per... non mi fanno neanche appuntamento, però secondo me è più per i proprietari di casa, ecco. Bene, adesso con questo appello di Matt speriamo che riesca a trovare una casa, ma come lui sono in molti che cercano un alloggio e si vedono preclusa questa opportunità. Io restituisco la linea da Padova. Grazie, grazie a Francesco Rattai per il collegamento. Noi ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. A tra poco. Eccoci, siamo nuovamente in diretta con la prima edizione dei nostri telegiornali. Parliamo ora di autonomia e sentiamo le parole pronunciate dal presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, nel corso dell'audizione in commissione al Senato poco fa. Sentiamo. A me spiace che qualcuno la veda ancora come la distruzione dell'unità nazionale. Ma sentite, guardate, se noi avessimo un modello che è quello che a me piace di più di tutti, che è quello tedesco, no? Che è quello dove l'autonomia si respira,
Poi forse vorrei fare anche, si possono fare gli emendamenti extra legge, extra tutto, chiamiamolo federalismo ad oggi in poi, forse qualcuno si adegua di più al processo, perché stiamo parlando di federalismo, forse la parola autonomia qualcuno fa venire l'orticaria. C'è un processo federalista, ecco, la Germania ha un grande modello federalista. Ecco, questo modello federalista non fa venire meno l'idea, la percezione che noi abbiamo dell'unità nazionale tedesca. Noi la percepiamo come una grande nazione, la Germania. E quindi non è vero che miniamo l'unità nazionale, non è vero che questa autonomia non è solidale. Il ministro Calderoli nel suo DDL, in maniera cesellando proprio, affrontando i punti nello specifico, il DDL dall'inizio alla fine si capisce che va nella direzione comunque di essere rispettosi delle istituzioni e di tutti i cittadini. Noi, guardate, se volessimo dire anche da un punto di vista proprio utilitaristico, diciamo così, non abbiamo nessun interesse che ci sia qualcuno in Italia che vada in malore, perché alla fine si rischia che il conto lo paghiamo sempre noi. Abbiamo solo che interessi che tutte le comunità possano crescere, che tutte le comunità possano avere delle opportunità e che tutte le comunità possano anche identificare nelle loro istituzioni quello che è quel controllo di gestione che oggi magari a causa della mala gestione noi non riusciamo ad andare ad alloccare. L'Italia è spaccata in due, qualcuno dice, no? Non per colpa dell'autonomia, non esiste l'autonomia. Io penso che sia immorale pensare che ci siano dei cittadini che ancora debbano fare la valigia per andare a curarsi fuori regione. Penso che non sia normale che accada che in alcune zone del paese ancora non si riesca a erogare, non si riescano ad erogare i servizi degni di questo nome a favore della comunità. Quindi questa è una sfida comune. A me fa piacere che colleghi governatori che magari sembravano più titubanti all'inizio oggi accolgano questa sfida. Ma una sfida, poi si chiama autonomia differenziata, più Stato dove ci vuole più Stato, meno Stato dove ci vuole meno Stato. Ma non è una frase sovversiva, è la volontà di dire che il legislatore, ma già i padri costituenti, nell'immaginare questo Paese e la modernità in questo Paese, già immaginavano che ci potessero essere delle comunità che avessero più necessità di avere un rapporto a doppio filo, no? Un legame a doppio filo con lo Stato centrale, altri che comunque potevano tranquillamente, diciamo, occuparsi della gestione di alcune competenze. Ma guardate, noi con il Covid abbiamo dato una dimostrazione da nord a sud della gestione di queste competenze. Guardate, è stato un grande banco di prova. Qualcuno ha tentato di dire, bah, abbiamo visto il Covid e quindi è l'occasione per dire che non ci voglia più l'autonomia, non ci vuole più l'autonomia. Ma la verità è un'altra, che la diminuzione delle catene decisionali, i centri decisionali vicini ai cittadini, la possibilità di decidere in tempo reale e la grande collaborazione con il governo, perché vi ricordo che noi abbiamo deciso tutto a unanimità, è la dimostrazione che quel banco di prova non è altro che il vernissage, l'anteprima di quello che potrebbe essere l'autonomia. Chiedono troppe materie, ma noi non è che chiediamo troppe materie. La Costituzione prevede la possibilità di negoziare con lo Stato fino a 23 materie e sono elencate quelle materie. Ad esempio dovremmo fare appello a tutti quelli che continuano a parlare di queste materie, che almeno si ricordi che non è un'invenzione di chi ha chiesto l'autonomia, ma è scritto in Costituzione. Se a qualcuno non piace la Costituzione, la cambi, ma non può vietarsi di chiedere quello che c'è scritto in Costituzione. È un progetto che è rispettoso della solidarietà e della sussidiarietà, basti pensare ai LEP e al fatto che comunque i LEP debbano essere la base di partenza per avere garantiti i diritti civili. E quindi, non so, uno dice, ma alla fin fine l'erogazione del servizio sanitario come sarà? La dobbiamo stabilire, ad esempio nella sanità abbiamo i LEA che già ci dicono quale deve essere il livello essenziale della prestazione. E continuiamo con la politica. A Treviso impazza il Toto Giunta. Ieri sera il sindaco Mario Conte ospite a Ring. Sentiamo un estratto. Potrebbe essere anche il caso che cominciamo con 7 assessori per tenermi un'opzione eventualmente in corsa. Insomma, sto valutando tutta una serie di ipotesi sulla base del risultato elettorale, sulla base anche dei pesi che le varie liste che mi hanno sostenuto sono riuscite a portare a casa da un punto di vista elettorale, e quindi io sono convinto che adesso nel giro di qualche giorno finirò un piccolo giro di consultazioni per poi esprimere la miglior squadra possibile da presentare alla comunità. Ripeto,
anche agli alleati, a coloro che hanno delle legittime ambizioni, che l'obiettivo è quello di dare continuità ad un mandato che mi ha portato ad avere un gradimento che sfiora il 65%, quindi cioè, è stato bravo certamente il sindaco, ma il sindaco e la sua squadra hanno ottenuto dei risultati importanti, e quindi di questo tutti devono tenerne conto. E poi guardo alla qualità umana e professionale, perché l'obiettivo è quello di alzare l'asticella della qualità della mia squadra, che è già molto alta. Quindi da domani comincerò a ipotizzare dei nomi. Sarà una giunta che deve lavorare a tempo pieno, 7 su 7, quindi chiederò impegno, predisposizione all'ascolto, voglia di dimostrare di essere all'altezza del ruolo, quindi insomma ci sono anche delle condizioni che porrò ai futuri assessori, allora, che sono abbastanza rigide. Quindi Forza Italia avrà un assessorato? Ma credo che Forza Italia giustamente debba essere rappresentata all'interno della giunta, così come Fratelli d'Italia avrà il giusto peso all'interno della squadra, la Lega e la lista Mario Conte. Sono convinto che o attraverso i componenti di giunta, o attraverso i presidenti di commissione, o attraverso delle rappresentanze nelle varie società che il comune oggi gestisce, troveremo la quadra per partire convinti, perché le sfide da giocare sono tante, gli impegni che ci siamo presi sono tanti, le promesse che abbiamo fatto sono molto realistiche ma sono tante, e quindi non abbiamo davvero tempo da perdere in discussioni o trattative. Venerdì conto di presentare la giunta, perché il tempo stringe sulla base del lavoro che dobbiamo fare, e francamente io ho voglia di mettermi a lavorare e non perdere altro tempo nel decidere chi fa chi. Quindi venerdì presenta la giunta. Mi sono posto questo obiettivo, poi giorno in più, giorno in meno. Diciamo che lo faccio a mezzogiorno, così lo seguiamo in diretta. Sì, beh, certamente. No, diciamo che nella mia testa lo schema c'è già. Ecco, allora queste le parole del sindaco Mario Conte. Ieri sera a Ring abbiamo visto anche il sondaggio relativo appunto al ruolo che Mario Conte potrebbe avere nel dopo Zaia, governatore del Veneto Mario Conte dopo Zaia, la domanda alla quale vi avevamo chiesto di rispondere. Bene, il risultato è quello che vedete nella grafica. Sì, il 90,9% dei telespettatori che hanno telefonato, no il 9,1%, un risultato quindi decisamente netto. Chiudiamo questa pagina dedicata alla politica. Vedo che abbiamo in collegamento il nostro prossimo ospite. Ringrazio per essere con noi Roberto Volpe, presidente di Uripa Veneto, l'Unione delle Case di Riposo del Veneto. Buongiorno Volpe, grazie per essere con noi. Buongiorno e buongiorno a tutti i suoi telespettatori. Ecco, parliamo di un tema, quello della carenza di personale, del quale abbiamo già parlato davvero tante volte, ma che ora si arricchisce di un nuovo capitolo, paradossalmente creato proprio da quel provvedimento voluto dalla Regione del Veneto per fronteggiare la carenza di infermieri, che è quello di formare i cosiddetti super os o infermierini, insomma tra virgolette, quindi degli operatori sociosanitari formati, diciamo, che svolgano delle funzioni che sono un po' una via di mezzo tra l'OS e l'infermiere. Ebbene, questa decisione sembra avervi creato ancora più problemi di quelli che già c'erano prima. Che cosa sta succedendo, Volpe? Ma sta succedendo una cosa paradossale, che noi in Veneto tra i primi abbiamo ritenuto di percorrere questa strada, di professionalizzare ulteriormente gli operatori sociosanitari attraverso un percorso formativo che li qualifichi anche per le prestazioni sanitarie. È stato fatto un grosso investimento nella tornata formativa di quest'anno che sta per chiudersi, ovvero sono tutti operatori sociosanitari che hanno frequentato i corsi provenienti dalle strutture per anziani, e in queste settimane vediamo che a livello nazionale si sta studiando un provvedimento per cui questi operatori così formati rientreranno a pieno titolo anche nel sistema della sanità, il che vuol dire
che, mi perdoni la battuta, noi li abbiamo formati con un sacrificio importante, e c'è il rischio che questo provvedimento, se non sarà adottato in un tempo medio-lungo, ovvero fino a quando il mercato del lavoro non metterà nella condizione di poter scegliere su una corte più ampia, ovvero anche operatori che lavorano in ambito ospedaliero che vengono formati, noi rischiamo di aver formato operatori sociosanitari con assistenza complementare e di vederli e di salutarli, neanche di averli in servizio, di salutarli dopo averli formati. Ecco, peraltro, per carità, è un'attesa legittima anche da parte delle ragazze e dei ragazzi, però capite bene, in questa situazione in cui già siamo di fronte ad un dramma, perché questo oggi è un dramma, perché se sugli infermieri un po' tirandola con le deroghe che ci hanno permesso di portare infermieri stranieri nelle nostre strutture, e in Veneto siamo circa tra le 4 e le 500 unità, la stessa cosa non è per gli operatori. Oggi in Veneto mancano 3.000 operatori, e credetemi, trovare 3.000 operatori all'estero, dove peraltro questa figura non è contemplata, io non... La gente deve cominciare a pensare che più di qualcuno dovrà attrezzarsi, perché gli anziani non troveranno risposta nelle nostre strutture. Ecco, è davvero, davvero un grossissimo problema questo, anche perché stanno venendo fuori un po' dappertutto, no? I dati relativi all'invecchiamento della popolazione e alla denatalità, che peggiorano, insomma, di anno in anno. La carenza di lavoratori investe certamente il settore sanitario, con tutte le conseguenze che sappiamo, ma la stiamo vedendo un po' in tantissimi altri settori. Pensiamo alla crisi che stanno vivendo gli operatori del turismo, tanto per fare un esempio, visto che ci troviamo, insomma, a ridosso dell'inizio della stagione estiva. Ed è chiaro, naturalmente, che tutto ciò comporta poi a cascata tutta una serie di ripercussioni su quelli che sono i servizi, no, che vengono dati alla popolazione. Ancor più pesanti questi problemi, ovviamente, quando si parla di anziani, no? Di persone quindi fragili, che hanno bisogno ancor più di molti altri. Sì, ma guardi, alla fine problema operatori, problema infermieri, problemi camerieri, non le dico dei bagnini, non parliamo piuttosto degli operai specializzati, muratori, piastrellisti, non c'è una categoria. Oggi stiamo pagando il prezzo che manca la generazione dei non nati 20-25 anni fa, e siamo solo all'inizio, perché lì è iniziata l'inversione demografica. Immaginiamoci tutti tra qualche anno, immaginiamoci tra 25 anni, quando la popolazione ultra ottantenne di questo paese passerà da 4.800.000 a circa, a poco più di 8 milioni nel 2050, con 400.000 nati in quest'anno in tutto il paese. Probabilmente è la forza lavoro che servirà al solo Veneto o qualche altra regione del nord tra 25 anni. Quindi è inutile continuare a pensare che ci sia un miracolo epocale sulla natalità. Qui bisogna avere il coraggio di affrontare il tema dell'immigrazione senza schemi preconfezionati, perché qui parlare di immigrazione si rischia ogni volta di creare uno scontro politico ed altro. Bisogna cominciare a pensare che siamo un paese che ha bisogno di popolazione che viene da altri paesi, e dobbiamo andare lì per tempo a formarli. Noi dobbiamo andare in paesi dove c'è compatibilità col nostro modo di vivere, con la nostra realtà, penso anche ad alcuni valori su cui è ispirato il nostro paese. Dobbiamo lì andare a formare persone in paesi dove c'è povertà, e ci può essere tranquillamente la compatibilità all'interno dei nostri confini, non c'è niente di male. Peraltro Roma non ha conquistato il mondo solo con i romani nati a 500 metri dal Colosseo, non dimentichiamocelo. Quindi affrontiamo il tema, è un problema, affrontiamolo, vale per noi, vale per tutti. Chiaro che quando sei di fronte a una realtà come la nostra,
che dà risposte sanitarie o sociosanitarie. Guardate, io credo di non dire nessun segreto. La pressione che abbiamo oggi per accogliere anziani nelle nostre strutture, io non l'ho mai vista in 30 anni. Ogni giorno sono decine di telefonate di familiari che chiedono di veder accolti i loro familiari che non sono più assistibili a domicilio. Pensate a tutto il problema delle demenze, al problema delle famiglie che non hanno neanche lo spazio fisico ancorché volessero, perché hanno situazioni anche familiari particolari, molte persone sono separate, i figli non ce la fanno. Quindi è un problema che sapevamo e dobbiamo una volta per tutte affrontarlo, ma il problema c'è già. Guardate, quando tra 10 minuti io devo andare a una riunione in cui i coordinatori non hanno il personale per garantire le ferie estive e quindi sovraccarichiamo i ragazzi e quindi a maggior ragione uno scappa, ma cambia anche mestiere. Quando tu perdi un operatore, non perché vai in ospedale, ma perché decide di andare a fare il barista, è una sconfitta per tutti. Certo, un'ultima domanda le volevo fare prima di lasciarla scappare alla riunione, Volpe. A proposito di familiari, ci sono delle novità recentissime proprio per quanto riguarda le visite all'interno delle strutture sanitarie, gli ospedali, ma anche le RSA dopo appunto questi lunghi anni di difficoltà contrassegnati dalla pandemia. Sì, io le novità le ho lette questa mattina nei giornali, sembrano delle novità sui giornali. In realtà non è che oggi le strutture siano chiuse o d'altro, però anche qui bisogna avere la consapevolezza che primo le strutture non sono chiuse. Noi non vogliamo che le strutture rimangano chiuse. Noi credo che abbiamo dimostrato di voler no, il bene degli anziani, ma di più, però bisogna rendersi conto che l'organizzazione oggi del lavoro nelle nostre strutture, così come siamo tirati, deve vedere anche una accettazione responsabile che anche le visite le dobbiamo cercare comunque di programmarle in misura superiore. Lo stiamo già tutti facendo, però non possiamo più tornare al 2019 dove un nucleo di 20 ospiti c'erano dentro 15-20 familiari. Non reggiamo questo tipo di impatto. Peraltro siamo in una società dove ci siamo un po' tutti abituati a gestire la nostra vita per appuntamento, quindi anche qui noi cercheremo di mettere a disposizione spazi, però dovremmo arrivare a questo. E guardate, non è è un desiderato nostro, ma è una necessità organizzativa, perché non ce la facciamo a reggere questi impatti, non ce la faremo. Bisogna aprire il dialogo e non parlare per schemi, perché se cominciamo a parlare attraverso i giornali, dirci e voi siete i carcerieri e noi invece non siamo i carcerieri, facciamo solo il totale danno ai nostri ospiti. I nostri ragazzi si dedicano dalla mattina alla sera agli ospiti. E poi la cosa che ogni tanto mi dispiace è che c'è gente che parla che magari è anni che non entra all'interno della nostra struttura. Dico, venite a vederle, venite a misurarle, venite a vederci. Qui in questo paese ogni tanto si dimentica che, mi passi la battuta, quando che non si sa se tase. E dice già tutto con questa battuta. Volpe, io la ringrazio davvero per essere stato con noi. Buon lavoro a voi. Grazie. Naturalmente a tutti gli operatori, a tutto il personale che tanto si sta dando da fare per i nostri anziani all'interno delle case di riposo. Un saluto. Che meritano tutta l'attenzione. Loro sono i veri protagonisti. Senz'altro. Grazie a Roberto Volpe, presidente di URIPA Veneto. Noi ora andiamo a Mestre, abbiamo in collegamento la collega Ilaria Marchiori per parlare di una situazione di degrado della quale si stanno lamentando i residenti di una via del centro. Ilaria, a te, buongiorno.
Sì, buongiorno Marta, buongiorno ai nostri telespettatori. Una delle tante vie di Mestre in cui ormai regna il degrado. Qualcosa si sta facendo, però non è ancora abbastanza. Qui ci troviamo per la precisione in via Cappuccina, ora ve la facciamo vedere grazie alle immagini di Paola Barbato per inquadrare. È effettivamente una via centrale, eppure nonostante gli appelli dei cittadini, tra l'altro siamo una via parallela di Corso del Popolo per chi non conoscesse bene Mestre, l'appello dei cittadini, nonostante dicevo gli appelli dei cittadini, le richieste di intervento d'aiuto, la situazione sembra non migliorare. Addirittura qualcuno prima fuori microfono ha detto quasi ci stiamo abituando, mentre prima sembrava una situazione eclatante, adesso ormai ci stiamo quasi abituando a trovarci con le persone che si drogano proprio dove noi passiamo a piedi. Qui insieme a me c'è una residente che si fa portavoce di altri residenti e commercianti della zona, perché voi adesso la situazione è abbastanza tranquilla anche per via dell'orario, però ci sono dei precisi momenti della giornata in cui voi vi scontrate proprio con i tossicodipendenti alle prese con la droga, mentre proprio si bucano addirittura. Sì, buongiorno. Noi ormai abbiamo ben chiari sia i volti, chi sono le persone, dove si mettono, in che orari. E non è più un fatto sporadico, è diventato effettivamente ormai la consuetudine. E in effetti non, personalmente non vorrei dovermi abituare a questa situazione. Ecco. E le zone sono quelle dei tossicodipendenti, degli alcolizzati, insomma è gente che ha sicuramente un disagio e a nostra volta noi viviamo un disagio. Quindi come si può fare questo effettivamente non lo so, quale possa essere mai la soluzione. Però sicuramente quello di cui sono sicura è che non ho nessuna intenzione di abituarmi a una situazione di degrado così eclatante, così ormai esposta com'è. Poi più avanti andremo adesso nei mesi estivi e più sarà facile che questo diventi proprio il salotto di tutto un gruppo di sbandati, insomma. Ecco, lei ha detto io non saprei come si potrebbe fare, però in realtà un suggerimento ci sarebbe. Sì, sembrano quasi delle idee banali, però effettivamente non si sono ancora viste in pratica. La cosa che salta un po' all'occhio è che manca sicuramente un presidio delle forze dell'ordine. Non basta che passi una volta ogni tanto la macchina dei vigili urbani che fa il giro e va veloce, perché la situazione va vissuta dall'interno. Quindi se giri con la macchina ti sembra che sia tutto tranquillo, se scendi a piedi e fai due passi ti rendi perfettamente conto di che cosa sta accadendo in quel preciso momento. E noi che camminiamo, portiamo fuori il cane, facciamo due passi, andiamo in qualche negozio, ci accorgiamo di questo, e quello che ci resta da fare è semplicemente chiamare, fare le mille telefonate a cui anche i centralinisti delle forze dell'ordine sono abituati. Le risposte che riceviamo sono se abbiamo una macchina la mandiamo. Ovviamente questo non è possibile, ecco perché magari l'idea banale potrebbe essere quella di mettere in certe zone di Mestre, tra cui via Cappuccina, in certi posti ben precisi che conosciamo e che anche le forze dell'ordine conoscono, magari delle postazioni fisse, macchine, camionette, dei carabinieri, dei vigili urbani, e poi soprattutto devono camminare a piedi, devono farsi vedere che sono presenti, questo può essere un deterrente importante. In questo modo secondo lei in qualche misura si potrebbe comunque evitare di trovarsi, o meglio di scontrarsi con questi episodi? Sì, non è piacevole camminare e vedere gruppetti, ripeto, di persone con dipendenze che sotto la luce del sole fanno i loro comodi e tu non devi fare altro, cioè, e anche da un punto di vista umano effettivamente è veramente un disagio, perché vedi delle situazioni che sicuramente non sono corrette e non fai altro che essere la spettatrice di questa situazione. Direi che anche da un punto di vista civico non è assolutamente consigliabile, insomma. Anche perché ricordiamo che comunque qui vicino c'è una scuola, quindi ragazzi che escono da scuola, anche famiglie che passeggiano con i propri figli, con i bambini, che si trovano a dover vedere queste scene. Poi ci sono anche punti di spaccio, insomma la situazione che i cittadini continuano a segnalare è questa e non sembra cambiare. Dal
soltanto suo, l'amministrazione delle iniziative le sta prendendo, ad esempio in via Piave le abbiamo viste per riqualificare la zona, renderla più vivibile, in altre situazioni eventi sul generis, però probabilmente quella del presidio fisso in determinate zone potrebbe proprio essere la soluzione. C'è da dire anche che mancano effettivamente le forze dell'ordine in campo, anche se è arrivata la comunicazione che ne arriveranno di più, quindi magari si spera che questo appello da parte sua, come da tantissimi altri residenti, possa essere preso in considerazione. Speriamo, speriamo, anche perché questo ormai siamo un po' tutti abituati a trattare quello che è un caso come fosse sempre un'emergenza, per cui anche sentir dire che mancano manca personale, cioè è una storia vecchia, è un decennio ormai che parliamo di problemi di questo tipo, per cui... Voi vi sentite in qualche modo trascurati? Abbandonati è la parola più corretta, siamo abbandonati, sono abbandonati i disagiati che hanno le loro dipendenze, perché effettivamente la soluzione a loro sarebbero dei centri sociali, sarebbero delle strutture che da un punto di vista sociale mancano totalmente, una volta c'erano, oggi non esistono più, queste persone sono completamente abbandonate a se stesse, tant'è che quando interviene la forza dell'ordine non può fare altro che rilevare la situazione e a loro volta le forze dell'ordine hanno le mani legate, quindi la soluzione è sicuramente creare, come dire, una situazione di conforto dal punto di vista psicologico e sociale. Anche noi, ripeto, dal canto nostro ci troviamo abbandonati dentro questa situazione, per cui è un po' un cane che si morde la coda e andrebbe ormai risolta la situazione. E questa infatti è una delle richieste che è stata fatta più e più volte anche dai cittadini che hanno preso parte alla manifestazione Riprendiamoci la città. Ricorderete, migliaia hanno manifestato, una delle richieste appunto cercare di aiutare queste persone, di poter in qualche modo dar loro una mano per levarle dalla strada, oltre che ovviamente i presidi fissi in determinate zone della città proprio come deterrente. Io ringrazio la nostra ospite qui da Mestre e restituisco la linea allo studio. Grazie, grazie a Ilaria Marchiori e con Paola Barbato per questo collegamento. Noi ora cambiamo argomento, abbiamo in collegamento i nostri prossimi ospiti per parlare di legalità. Ringrazio quindi per essere con noi Marco Lombardo, referente di Libera Veneto. Buongiorno, grazie per essere buongiorno, con buongiorno noi. A tutti. E Gianni Belloni, direttore del Centro di Documentazione ed inchiesta sulla criminalità organizzata in Veneto. Buongiorno Belloni, anche a lei, grazie per essere con noi. Oggi è il 23 maggio, si celebra la giornata della legalità. Nel 92 la strage di Capaci, nel quale persero la vita il giudice Falcone, la moglie e tre uomini della scorta. Un impegno quindi quello di Libera Lombardi anche nel nostro territorio, anche nel Veneto, per combattere la mafia e per diffondere la cultura della legalità. Sì, noi siamo presenti da svariati anni nel territorio della regione e portiamo avanti attività in vari ambiti. Stamattina, ad esempio, siamo presenti in alcune scuole a Rovigo, a Rosolina, a Verona, per parlare di legalità, per parlare di contrasto alle mafie, partendo dalla memoria del ricordo delle vittime che sono morte 31 anni fa, quindi Giovanni Falcone, Francesco Morvillo, Rocco Dicillo, Vito Schifani, Antonio Montinaro, perché è importante partire da questo, partire dalla memoria di chi ha perso la vita a causa delle mafie. Stiamo parlando di più di 1000 persone in Italia, e cercare di portare avanti un impegno che sia un impegno condiviso da parte della comunità, quale contrasto all'azione delle mafie che purtroppo è presente anche nella nostra regione da molto tempo.
anche nella nostra regione. Gianni Belloni, insomma, si pensava che la questione delle mafie fosse comunque un qualcosa diciamo di estraneo in Veneto o limitato insomma a qualche isolato episodio. Invece purtroppo la cronaca dell'ultimo periodo ha dimostrato che così non è. La mafia è in Veneto. Sì, e non solo nell'ultimo periodo. Le cose sono emerse negli ultimi anni perché c'è stata un'azione di contrasto che ha fatto sì che ci fossero inchieste, arresti, e quindi se ne è parlato. Ma le mafie sono presenti nel nostro territorio almeno dagli anni 60. Il dato che secondo me è utile tenere presente è che è molto più corretto parlare di mafie del nord piuttosto che parlare di mafie al nord, perché noi non abbiamo dei gruppi di criminali che si trasferiscono e ricreano le stesse condizioni del sud, ma noi abbiamo delle situazioni, dei gruppi che sono qui ormai da decenni e che soprattutto hanno instaurato delle alleanze, dei rapporti con la società locale, penso agli imprenditori, ai professionisti, e in alcuni casi anche ai politici, e quindi si sono evolute, sono cambiate, sono diventate delle strutture criminali propriamente di questo territorio. Noi non è scorretto parlare di strutture di soggetti estranei, perché quando vengono fuori delle inchieste la cosa che risalta sono le alleanze di cui avevano goduto per interesse, per vari motivi, con pezzi della società veneta. Ecco, Lombardo, quindi ci sono sicuramente numerose inchieste, numerosi appunto episodi che sono emersi, si sono intensificati appunto nell'ultimo periodo, ma ci sono anche numerosi segnali sotto traccia, no? E di questo molto spesso anche le stesse associazioni di categoria stanno mettendo in guardia i propri associati. Pensiamo appunto ai numerosi episodi di incendi che si sono verificati in Veneto nell'ultimo anno, la maggior parte dei quali dolosi. Quali sono dunque questi segnali che in qualche modo devono richiamare l'attenzione di tutti? Beh, intanto io partirei da un dato che ad oggi in Veneto ci sono 429 beni immobili confiscati in via definitiva alle mafie e 29 aziende confiscate in via definitiva alle mafie. Questi sono dati frutto del lavoro delle forze dell'ordine e dell'Agenzia Nazionale per i Beni Confiscati. E se pensiamo al 2014, nel 2014 soltanto 88 erano i beni immobili confiscati. Quindi di fatto stiamo parlando di dati che si sono amplificati del 400% a distanza di poco meno di un decennio. E questo è un primo sintomo evidente della presenza delle mafie in ambito economico nel nostro territorio. Ci sono moltissime aziende, purtroppo, che o sono direttamente collegate o hanno deciso di fare affari con le mafie. E sono imprese che operano in moltissimi campi imprenditoriali. Non c'è un unico settore che può dirsi in questo momento immune. C'è una ricerca molto interessante dell'Università degli Studi di Padova, portata avanti dal professor Parbonetti, il quale ha evidenziato che nel periodo tra il 2005 e il 2015 in Veneto queste imprese legate alle mafie hanno movimentato più di 20 miliardi di euro. E poi ci sono dati legati ad esempio agli incendi, al trattamento illecito dei rifiuti, tutto il settore delle false fatturazioni, che sono elementi spia della presenza delle mafie nel nostro territorio. Ecco, i soldi attirano le mafie, no? Gianni Belloni, ed ora con il PNRR una valanga di soldi sta arrivando anche nel nostro territorio. I rischi quali sono? Ma i rischi sono quelli consueti, nel senso che
Le mafie operano soprattutto nei settori adiacenti al pubblico, cioè dove si possono intercettare dei finanziamenti pubblici, dove si possono instaurare dei legami. E allora da questo punto di vista è chiaro che il momento del PNRR è un momento delicato, il che non vuol dire assolutamente rinunciare a fare politiche pubbliche, anzi ne abbiamo bisogno più del pane di rilanciare delle politiche pubbliche per questo paese. Occorre però alla questione della semplificazione e della velocità, che in qualche modo chiaramente a cui dobbiamo rispondere, attribuire la stessa importanza alla trasparenza, alla partecipazione e a dei momenti in cui sia possibile vederci chiaro su quelle che sono le procedure, alla possibilità di controlli. Ed è per questo che insieme a Libera, insieme a Marco Lombardo, abbiamo lanciato questa iniziativa dell'osservatorio sul PNRR e il monitoraggio civico anche da parte dei cittadini delle opere del PNRR, proprio per dare un contributo affinché siano delle politiche pubbliche utili e nello stesso tempo non siano occasione per corruzioni e infiltrazioni mafiose. Quindi anche i cittadini, anche ciascuno di noi può fare la propria parte in questo senso? Sì, noi infatti invitiamo i cittadini a partecipare a questa azione di monitoraggio civico. Ci sarà un primo incontro a Padova il 29 per raccontare che cos'è, in che cosa consiste, e poi a metà giugno un evento di formazione proprio per i gruppi, per i comitati, per i cittadini che potranno adottare un'opera finanziata dal PNRR e in qualche modo radiografarla attraverso una scheda che noi mettiamo a disposizione e la formazione che mettiamo a disposizione. Poi tutto questo sarà oggetto di analisi. È un modo per rendere consapevoli e far partecipare i cittadini a questa grande opera collettiva e renderla il più possibile trasparente, corretta e utile. Ecco, grazie. Per chiudere, Marco Lombardo, oggi è la giornata della legalità. Lei all'inizio del suo intervento citava gli interventi che proprio quest'oggi voi state portando avanti nelle scuole, perché la legalità è un qualcosa che si impara da bambini, si insegna da piccoli. Sì, più che legalità noi parliamo di giustizia sociale, che ovviamente vede al suo interno il rispetto della Costituzione e quindi di tutti quei diritti che sono riconosciuti dalla Carta Costituzionale e che sono lesi dalla presenza delle mafie. E quindi noi cerchiamo di lavorare soprattutto con le giovani e le generazioni quest'anno in un progetto formativo con l'Albo Gestori Ambientali del Veneto e Unioncamere del Veneto. Abbiamo incontrato più di 1.500 ragazzi in Veneto per accompagnarli a questo percorso di lettura del presente, della presenza delle mafie e sapere in che modo loro possono rendersi protagonisti nel contrasto sociale all'azione e alla presenza di questi gruppi criminali nelle nostre città e nei nostri contesti. Grazie, io vi ringrazio davvero per essere stati con noi quest'oggi. Grazie a Marco Lombardo, referente di Libera per il Veneto, e grazie a Gianni Belloni, direttore del Centro di Documentazione di Inchiesta sulla Criminalità Organizzata in Veneto. Una buona giornata e un buon lavoro. Grazie, buona giornata a lei e ai suoi spettatori. Grazie per averci seguito naturalmente anche in questo interessante intervento. Noi continuiamo il nostro telegiornale tornando a parlare dei rischi del maltempo. Ieri la regione ha presentato un nuovo sistema per avvisare la popolazione delle criticità del maltempo e c'è stato un appello dell'assessore regionale alla protezione civile al governo. Per fronteggiare i rischi bisogna semplificare. Sentiamo. L'ostacolo che noi incontriamo è quello delle normative che sono complicatissime e quindi per realizzare le opere di difesa del suolo
che secondo me dovrebbero avere la priorità assoluta perché servono per salvare vite umane, invece le normative sono complicatissime e ci vogliono anni e anni per farsi approvare i progetti e per realizzare poi le opere. Di ritorno dall'Emilia Romagna, dove anche la Protezione Civile del Veneto sta dando il suo contributo nelle zone maggiormente colpite, l'assessore Bottaci mette in evidenza le difficoltà con cui ci si deve scontrare a causa delle normative in vigore e lancia un messaggio al governo. Io credo sia necessaria una semplificazione normativa. D'altro canto siamo il paese in cui dopo il crollo del ponte Morandi il governo ha dovuto fare un decreto che diceva che si andava in deroga a tutte le leggi dello Stato. Allora io credo sia giunto il momento che le leggi dello Stato debbano essere cambiate se vogliamo salvaguardare la vita umana prima di tutto il resto, altrimenti stiamo salvaguardando qualcos'altro ma non la vita umana, e questo bisogna avere coraggio di dirlo. Sottolineo che sono norme di legge statale perché la Costituzione prevede che in materia ambientale solo lo Stato possa legiferare. Noi ci abbiamo provato nel 2016 come regione con una norma di semplificazione regionale, il governo ci impugnò la legge e la Corte Costituzionale disse che aveva ragione il governo perché solo lo Stato può intervenire in questa materia con la semplificazione, per cui io mi auguro che il governo intervenga, ma ho sentito dichiarazioni di diversi ministri che vanno in questa direzione, quindi mi auguro che questo accadrà nel più breve tempo possibile. Intanto la Regione Veneto avvia una nuova comunicazione nel sito della Protezione Civile e sui social per avvisare la cittadinanza in caso di criticità. L'infografica è semplificata in maniera tale che chiunque possa velocissimamente capire qual è la situazione di allerta sul proprio territorio, se ci sono allerte oppure se non ci sono allerte, in particolare per quanto riguarda il rischio idraulico, il rischio idrogeologico e il rischio idrogeologico per temporali. È importante perché ognuno possa operare conseguentemente, attuare le attività di protezione civile previste negli piani di protezione civile, ma anche il cittadino mettersi in sicurezza, attuare le norme di autoprotezione. Andiamo ora a Padova, ancora polemica sulla caserma Prandina dopo che una legge scoperta dai comitati ambientalisti svela l'unica destinazione possibile per l'area. Sentiamo. Una legge speciale del 1971 potrebbe segnare definitivamente il futuro della Prandina. Secondo quanto illustrato dall'architetto Luisa Calimani, ex assessore della Giunta Zanonato e portavoce dei comitati ambientalisti a Padova, l'area dell'ex caserma di Via Orsini era vincolata a diventare un'area verde. Questa legge, che è una legge speciale fatta ad hoc per quest'area, dice che si può evitare di fare l'asta e si può andare, diciamo, a trattativa privata, se così vogliamo esprimerci con termine noto, soltanto se il comune farà di quell'area un parco, perché era quella la richiesta del comune. Abbiamo bisogno di verde, abbiamo bisogno di un parco. Questo era scritto e quando è stato firmato l'atto, che io ho fatto i miei complimenti a Giordani, dopo 50 anni finalmente questa cosa si concretizza in questa permuta anche con l'area che poi è stata devoluta sempre al Ministero, perché c'era comunque una differenza di prezzo notevole. Bene, però ci hanno preso in giro in tutti questi anni. La rivelazione ha fatto infuriare le associazioni dei commercianti che da anni aspettano di sapere se la Prandina verrà definitivamente fatto un parcheggio e soprattutto quanti posti auto verranno ricavati. Adesso vogliamo veramente che sia fatto chiarezza su questa condizione, perché non accettiamo più che sulla Prandina venga, dopo anni e anni e anni che ne discutiamo, venga ancora messo in dubbio l'area da destinare a parcheggio. Quindi chiediamo all'amministrazione di darci una risposta veloce e fare una riunione subito su questo tema, altrimenti abbiamo perso 20 anni della nostra vita correndo dietro a dei fantasmi. Oggi la Prandina è un'esigenza seria per la città, perché questo vorrebbe dire veramente da ritornare Piazza Insurrezione alla città e fare tutti i progetti innovativi che Padova si aspetta da anni. Il comune studia le carte e prende tempo in attesa di dare una risposta. Atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali dopo il proiettile recapitato al sindaco di Arzignano Alessia Bevilacqua, al prefetto di Vicenza presiederà il comitato ordine e sicurezza proprio nel municipio di Arzignano.
Dopo il proiettile recapitato alla sindaca di Arzignano, sugli atti intimidatori resta massima l'attenzione delle istituzioni. Pertanto il prefetto di Vicenza ha disposto che il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica si svolga proprio nella sede del municipio della città di Arzignano. Comitato composto dal questore e dai comandanti provinciali dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, che si svolgerà lunedì 29 maggio e vedrà la partecipazione del sindaco di Arzignano Alessia Bevilacqua, anche in qualità di autorità locale di pubblica sicurezza. Una riunione che non rappresenta soltanto un'occasione da parte delle istituzioni per manifestare la vicinanza al sindaco, ma che si colloca nell'ambito dei comitati itineranti avviati lo scorso marzo per effettuare specifici focus sulla sicurezza in diverse aree territoriali. I comitati itineranti hanno questa finalità. Uno, ecco, come ho detto, rappresentare questa vicinanza istituzionale e soprattutto un rapporto interistituzionale costruttivo e che ci dia le basi per poter intravedere poi delle misure atte a garantire ulteriormente la cornice di sicurezza presso le comunità locali e poi anche capire quali sono le esigenze dettate dal territorio. La cronaca, ancora una notizia che ci arriva dal Padovano ed è una buona notizia, una storia a lieto fine per la squadra under 14 della Canottieri Padova, cui era stato rubato il furgone durante una trasferta. Io ho messo subito la notizia sui miei social, su Facebook, su Instagram, perché ho detto, in maniera che insomma chi ci conosce sappia che se vede un furgone con le scritte Canottieri Padova in giro non siamo noi in questo momento. E c'è stata una veramente un'esplosione di un tantam su tutto il territorio nazionale. L'appello rilanciato sui social ha dato i suoi frutti ed è stato ritrovato il furgone della Canottieri di Padova rubato mentre i ragazzi dell'Under 14 di Canoa pernottavano in un ostello del Canoa Club di Ivrea. La notizia era stata diffusa dal campione olimpico ora dirigente della Canottieri di Padova, Rossano Galtarossa, che accompagnava i ragazzi. Il furgoncino, anche se datato, era un mezzo indispensabile per trasportare la squadra negli appuntamenti fuori sede. Dopo la denuncia, l'appello su Facebook con le foto del furgone bianco con la scritta Canottieri e la targa in vista. Il furgone è stato ritrovato, avvistato da alcuni ragazzi della squadra di canoa di Ivrea in mezzo alla boscaglia, poco lontano da dove è stato rubato. I ladri si sono impantanati in una zona fangosa e hanno abbandonato il mezzo. Noi non ci siamo mai fermati e anche durante e subito dopo la pandemia abbiamo capito che anche noi come proposta sportiva possiamo essere un valore aggiunto per i giovani che hanno patito tanto durante il periodo Covid. Girate anche oggi questa mattina un campionato studentesco di remorgometro, scolaresche che escono in Dragon Boat approfittando di una giornata fantastica primaverile. Ci crediamo, un torneo internazionale di tennis in carrozzina, quindi non ci fermiamo mai. Un furto di questo tipo ci creava qualche disagio, quindi speriamo insomma di riuscire a rimetterlo in pista a breve, perché per noi è essenziale. Controlli straordinari del territorio a Thiene, la polizia ispeziona alcuni edifici abbandonati, 3 pregiudicati stranieri sono stati allontanati dal territorio nazionale. Operazione antidegrado nel comune di Thiene, eseguita da una quarantina di agenti della questura e della polizia locale. Ieri sera si è conclusa l'ultima fase dei controlli negli edifici abbandonati, su segnalazione del sindaco e di cittadini dove maggiore era l'allarme sociale. Ispezionato in particolare l'ex hotel La Torre e l'ex discoteca Torrino, diventate abituali luoghi di ritrovo di balordi e senza fissa dimora, ricettacolo di varie attività illegali. 83 le persone controllate, di cui 19 stranieri e 16 con precedenti penali. Un'operazione che ha previsto inoltre 3 posti di blocco stradali che hanno verificato una 50 di vetture. Al termine il questore ha disposto 3 ordini di allontanamento dall'Italia per pregiudicati stranieri irregolari sul territorio nazionale, 1 foglio di via dal comune di Thiene per un soggetto socialmente pericoloso che è stato diffidato e 2 avvisi orali per pregiudicati già noti per reati contro il patrimonio e spaccio di stupefacenti. Caro affitti a Venezia, il sindaco Brugnaro risponde a Luciana Littizzetto: sono stato equivocato, dice, sentiamo.
Botta e risposta tra le immancabili polemiche tra la Litizzetta e il sindaco Brugnaro. Dopo che era emerso come a Venezia agli studenti universitari venisse chiesto fino a ben 700 euro per l'affitto di un posto letto o una stanza, il primo cittadino era insorto dicendo: se vuoi laurearti e diventare classe dirigente di questo paese ti devi svegliare, altrimenti avremo una classe dirigente che non riesce a fare i propri interessi, figuriamoci quelli degli altri, proponendo inoltre agli universitari di sacrificarsi, allontanando dal centro città, ovvero verso la terraferma. Piccata la risposta della comica torinese che in una lettera indirizzata al sindaco di Venezia scrive come lo studio sia un diritto che diventa un privilegio quando tutto quello che ha intorno ha costi altissimi. Meno studenti, scrive la Litizzetta, significa più disoccupati, più ignoranza e più povertà dentro e fuori. Puntuale la risposta a distanza di Brugnaro: sono stato equivocato, spiega in questo video. Io ho soltanto detto che se un giovane viene imbrogliato, perché 700 euro per un posto letto è un imbroglio, ho detto questo, deve svegliarsi, deve andare a denunciare questa cosa, non è accettabile, non è che qualcuno andrà a pagare la parte differenza, quindi quello lì è un altro furto. E il sindaco se la prende poi nuovamente ancora con i giornalisti, anche se in modo decisamente più pacato dopo le esternazioni contro Report. E c'è gente invece che manovra sulle difficoltà per avere visibilità, magari per vendere una copia di giornali in più, per fare uno scoop. Purtroppo questo è il dato di fatto, ma noi adesso ci dobbiamo fare una grande operazione di verità, dobbiamo dire la verità. E chi vuole continuare a speculare, io ho visto anche editoriali davvero brutti. Brutti perché tradiscono anche la voglia di fare verità. Ed ora andiamo a Marostica per parlare di ciliegie. Domenica la festa della ciliegia, oggi la presentazione nel castello. Un'annata che si annuncia difficile visto il maltempo dei giorni scorsi, ma ci colleghiamo con la nostra Chiara Gaiani. Buongiorno da Marostica, ci troviamo all'interno di questa splendida cornice che è quella del castello per parlarvi appunto della festa di cui sarà grande protagonista la ciliegia, uno dei prodotti preziosi di questo territorio. Vi presento i miei ospiti, il presidente del consorzio ciliegia di Marostica, IGP Giuseppe Zueck, che ringraziamo, e il sindaco di Marostica, Matteo Mozzo. Allora partirei dal presidente proprio per chiedergli che annata si presenta questa annata 2023 per questo prodotto che tra l'altro insomma esiste qui dal 1400, quindi è un prodotto davvero uno dei prodotti più importanti, più tipici della vostra terra. Certo, è un prodotto straordinario, un'eccellenza del nostro territorio. La stagione quest'anno era partita molto bene, aveva avuto una fioritura stupenda, una buona legagione anche. Poi è successo che durante l'invaiatura, che sarebbe il momento più delicato per la ciliegia, quando passa il colore da rosa diventa rosso, in quel momento abbiamo avuto alcune giornate di pioggia e lì ha provocato una spaccatura per le varietà precoci. Mentre per quanto riguarda le altre varietà che erano più indietro sono ancora buone, anzi io spero che le giornate di sole come queste si possa recuperare molto bene. Fino a domenica 28 maggio a Marostica ci sono un avvenimento straordinario perché abbiamo due appuntamenti importanti: la 79esima mostra provinciale delle ciliegie e la presentazione del famoso dolce tipico del territorio fatto con le tre prodotti di eccellenza, quindi le ciliegie GP di Marostica, l'olio extravergine di oliva piemontana del Grappa e il torcolato Braganze. Quindi ci siamo messi insieme qui tre consorzi per valorizzare le nostre produzioni tipiche, offrendo un dolce di qualità, genuino e sano ai consumatori. Ecco, tra l'altro non sarà una festa che coinvolgerà solo Marostica, Presidente, il territorio è molto più ampio. Sì, infatti il marchio IGP, Ciliegia di Marostica, è un marchio di valenza europea che abbiamo ottenuto per primi in Italia nel 2000, per la precisione. Comprende tutti i comuni della Pedemontana Vicentina che va dal torrente Astico al fiume Brenta. Quindi abbiamo 8 comuni della Pedemontana. Marostica è il nome principale, Marostica è una città stupenda, poi il suo patrimonio artistico, storico, culturale
merita questo nome, oltre ad essere un comune di produttori di ciliegie anche, ma sono 8 i comuni interessati. Ecco, allora chiediamo al sindaco, il comune è sempre dalla parte del prodotto del territorio, tra l'altro la location di Marostica è una delle più belle della pedemontana, sarà davvero una grande festa per la ciliegia, ma voi valorizzate tutti i prodotti del territorio? Sì, noi lavoriamo, intanto buongiorno a tutti i telespettatori, c'è la volontà di lavorare sempre in squadra, in sinergia, amministrazione, i consorzi, come diceva bene il presidente Zue, che qui c'è stato un grande lavoro di squadra, non solo del consorzio della CSGP, ma anche degli altri due consorzi, di fatto la cooperativa dell'olio e il consorzio di tutela vini della DOC Breganze, proprio perché si vuole rilanciare il territorio in maniera univoca. Rilanciare un territorio assieme, lavorando anche tra istituzioni, vuol dire riuscire a lavorare anche a progetti sovracomunali che poi possono servire per ottenere fondi per i nostri agricoltori che vanno a sostegno dell'economia locale. Come manifestazione, oltre naturalmente alla mostra mercato che è il clou qui in centro storico, da 3 anni circa stiamo lavorando per portare le persone fuori, direttamente nelle aziende, con dei percorsi dedicati negli agriturismi, nelle fattorie didattiche e dai nostri produttori, proprio perché così i turisti e anche i cittadini, che molte volte non conoscono le fortune che hanno in casa, possono arrivare ad assaggiare veramente dei prodotti che sono a chilometro non zero, siamo sull'ordine delle centinaia di metri, dove veramente si gusta una qualità e si ha anche un'accoglienza che veramente scalda il cuore, proprio perché i nostri produttori ci tengono a raccontare le esperienze, il loro vissuto, il loro lavoro, che raccontano storie di un territorio che va avanti da generazioni. Ecco, allora l'appuntamento è per domenica prossima a Marostica. Io ringrazio sia il presidente del consorzio che il sindaco di Marostica, Matteo Mozzo, e da Marostica appunto restituisco la linea allo studio. Grazie, grazie a Chiara Gaiani con il tecnico Alessandro Costacurta per questo collegamento da Marostica. Noi siamo al termine di questa edizione. Vi ricordo il nostro sondaggio di questa sera per Ring, naturalmente trasmissione approfondimento di prima serata in onda a partire dalle 21:15. Rischio alluvioni, troppo cemento in Veneto? Questa è la domanda alla quale vi chiediamo di rispondere. Ring dunque dalle 21:15. Gli ospiti di questa sera saranno Joe Formaggio di Fratelli d'Italia, Sara Moretti di Italia Viva, Alberto Villanova della Lega, Andrea Zanoni del Partito Democratico e poi Luigi Lazzaro, presidente di Lega Ambiente del Veneto. È tutto dunque, io vi ringrazio per essere stati con noi, ci salutiamo con le previsioni del tempo con il nostro meteo. Noi ci rivediamo tra poco con lo speciale A3 Salute dedicato all'ULS 2. Parleremo di malattie polmonari correlate al fumo. Arrivederci. La tua bolletta continua a salire? Chiama lo 0422 320605, Exi, professionisti del risparmio energetico dal 2006. Bentrovati al meteo. Alta pressione sul nostro territorio, tempo sostanzialmente buono. Vediamo il dettaglio di martedì 23 maggio. Sul Veneto sarà soleggiato con cielo sereno o poco nuvoloso ovunque. Tra il pomeriggio e la sera nuvolosità in aumento sui monti e non sono esclusi dei temporali, possibili poi fin verso le pianure limitrofe. Temperature con contenute variazioni di carattere locale, minime tra 12 e 16 gradi, massime invece tra i 23 e i 29 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso tanto sole, cielo in prevalenza poco nuvoloso. In montagna maggiore variabilità con possibili rovesci sparsi. Temperature minime tra 14 e 17 gradi, massime sui 26-28 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove il tempo sarà inizialmente soleggiato. In giornata poi possibilità di locali rovesci temporaleschi. Temperature minime intorno ai 14 gradi, massime sui 28 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento.
La tua bolletta continua a salire? Chiama lo 0422 320605, Exi, professionisti del risparmio energetico dal 2006.